Presidente del Lancio Nazionale Piero Fassino, qui al Lanci Veneto per i nuovi 5 anni, cosa si aspetta a questa sezione regionale? Beh, il Veneto è un patrimonio straordinario di esperienza amministrativa, governativa importante, e proprio per questo ha dato in questi anni un contributo molto grande alla vita del Lanci. L'esperienza dei sindaci e dell'amministrazione comunale del Veneto è importante perché qui ci sono, c'è un'esperienza amministrativa virtuosa, c'è un'esperienza consolidata di welfare e di servizi a disposizione dei cittadini, c'è un'esperienza consolidata di politiche di sviluppo e di modernizzazione, c'è una classe dirigente capace che in questi anni tra l'altro si è avvalsa anche di molti nuovi giovani amministratori. Tutto questo mi pare dice che l'Anci Veneta ha un ruolo importante nella vita dell'Anci nazionale e potrà contribuire bene alle battaglie che noi dovremo sostenere, che sono battaglie volte a riconquistare per i comuni autonomia, autonomia finanziaria, autonomia fiscale, autonomia di gestione, essere autonomi per governare meglio i nostri comuni e soddisfare meglio le esigenze dei nostri concittadini. Ha ribadito certe istanze dei comuni, come il fatto di stabilità, però ha chiarito anche la posizione per esempio su Roma, sul rischio di default di certe città. Cosa si intende? Intendo che noi dobbiamo batterci perché tutti i comuni siano evidentemente capaci di governare bene le proprie risorse, siano virtuosi, siano capaci di rispettare norme, leggi e vincoli. Chi non lo fa evidentemente deve essere richiamato e messo nelle condizioni di farlo. E quindi è evidente che abbiamo il dovere di fare in modo che sempre la nostra capacità amministrativa sia riconosciuta dai cittadini come efficiente e virtuosa. Questo si può fare evidentemente se però i comuni vengono messi nelle condizioni di poterlo fare, e questo significa allentare e superare il patto di stabilità, significa garantire che la fiscalità locale sia effettivamente nelle mani dei comuni, significa ridurre l'impatto della spending review e della riduzione delle risorse che in questi anni è stata molto forte sui nostri comuni, significa riconoscere a ogni comune la piena sua autonomia nel governare la propria comunità e nel determinare scelte, regole, strumenti con cui governarla. Perfetto, grazie mille.